'Ndrangheta confiscati beni per 124 milioni alla cosca Piromalli. Giornata della memoria, celebrazioni in tutta la regione. La Calabria non dimentica la Shoah. Coronavirus in Calabria, altri 232 casi e 5 decessi. Amanti diabolici, condanna definitiva del giovane Micelotta. A Bagnara si scommette sull'agricoltura. La sfida della cooperativa agricola Terre della Costa Viola. Bentrovati, giornale di Telemia. Apriamo anche oggi con i numeri del coronavirus in Calabria, più 232 i contagiati. Situazioni negli ospedali calabresi. In Calabria sono 232 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore. Le persone positive sono in totale 31.511, quelle negative 445.643. Fino a ieri sono stati sottoposti ai test 477.000 persone. I casi confermati sono così divisi: a Cosenza 93, a Catanzaro 42, a Crotone 19, a Vibo Valentia 6 e a Reggio Calabria 72. Inoltre sono stati registrati 5 morti e la situazione sembra comunque continuare ad essere a rischio. E sulla situazione emergenziale interviene anche il presidente della regione Nino Spirlì, affermando che molti di questi contagi ce li siamo proprio andando a cercare, perché c'è gente che continua a fare festa con l'uccisione del maiale, gente che continua a fare le feste per i 18 anni dei figli, che continua a fare la tavolata di pizza per i compagni di scuola dei figli perché si sono annoiati di stare soli, quindi pensano che i ragazzi sono sani, e poi invece da quella tavolata su 10 partecipanti 8 sono contagiati. Sale la preoccupazione fra i genitori degli scolari nel Vibonese. Dopo il caso del convitto, dopo quella della scuola Murmura, ieri è stato il turno della Don Bosco con una docente risultata positiva. In tutto si registrano 6 nuovi casi. Cresce anche la preoccupazione a Simbario, dove è risultato positivo un sanitario della Guardia Medica. Come dicevamo, Cosenza registra 91 nuovi casi, di cui 5 ricoverati, 1 in rianimazione, 3 nei reparti e 1 all'ospedale da campo militare. 4 le persone decedute tra ricoverati, di cui 2 in rianimazione. La situazione più critica si registra in città, con 383 positivi. A Rende ce ne sono 288, a Castrovillari 202, a Cassano 190 positivi e ancora a Acri 161 e a Corigliano Rossano ne risultano ben 912. Ieri all'ospedale Annunziata di Cosenza hanno perso la vita 2 persone originarie proprio da questa cittadina. Si tratta di un uomo di 81 anni e di un altro di 74. A Lamezia Terme si registrano 28 nuovi casi di positività, ma allo stesso tempo ci sono 50 guarigioni, che mettono il segno meno davanti al totale. Un docente è risultato positivo ed è stata sospesa l'attività didattica in presenza in 2 sezioni del plesso Francica dell'Istituto Comprensivo Don Bosco Ardito di Lamezia. Nella provincia di Reggio si tira comunque un sospiro di sollievo: i nuovi positivi sono 72, ci sono stati 0 morti e comunque meno contagi, ma qualche ricovero in più. Nella piana di Gioia Tauro, ieri un nuovo caso a Tauria 9, dove comunque si tira un sospiro di sollievo dopo i numeri dei giorni scorsi. Attualmente sono positivi 94 persone. Scatta l'allarme a 5 fronti dopo la positività al tampone antigenico di uno degli autisti dello scuolabus comunale. Di conseguenza 18 bambini sono finiti in quarantena e oggi le scuole sono rimaste chiuse per consentire agli operatori di sanificare i locali. A Gioia Tauro cresce il numero dei negativizzati e si registra un nuovo caso positivo. Una boccata d'ossigeno anche al comune di Bagnara, in virtù di nessun nuovo positivo e altre 8 guarigioni. Nell'area ionica crescono ancora i contagi ad Africo. Negli ultimi 3 giorni sono stati 14 i nuovi positivi. Anche Ardore vede un aumento. Dopo la famosa festa della discordia si passa da 33 a 43 casi attivi sul territorio comunale. Anche a Caulonia sono stati registrati ieri 2 nuovi casi, mentre a Casignana, che ricordiamo ha solamente 700 abitanti, è stata decretata in passato la zona rossa, i casi attivi scendono a 25. Nessuna novità su Bovalino, mentre a Locri e Siderno la situazione è costante e questo lascia ben sperare. Nell'area grecanica, a Boma Marina, 8 nuovi positivi. Anche San Luca, che si era visto decretare zona rossa, registra solo 2 unità in più. A Roccella, dopo l'ultimo sbalzo da 0 a 31 positivi, la situazione è pressoché costante. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 nuovi positivi, ma le guarigioni ancora rimangono a 0.
L'annuncio della facente funzioni. Presidente di Regione Calabria Nino Sperlì si torna in aula alle superiori dal 1° di febbraio. Confermo che le scuole superiori in Calabria riapriranno alla didattica in presenza da lunedì 1 febbraio. Lo ha detto ieri il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Sperlì in una lunga diretta Facebook, durante la quale ha toccato diversi temi, dai vaccini ai maiali, passando appunto per le scuole. Dobbiamo rispettare la decisione del Consiglio di Stato, dopo i ricorsi di alcuni genitori, ha aggiunto il responsabile dell'esecutivo regionale, che rimarrà in carica fino alle prossime elezioni fissate per l'11 aprile. Rilevo comunque che alcuni uffici gestiti da adulti decidono, lavorando in smart working, i destini di altri, che dovranno invece andare di persona in aula. Mi chiedo se è possibile questa giostra dei ragazzini, che possono essere esposti al contagio, mentre gli adulti lavorano da casa. Il buonsenso mi indicherebbe il contrario, ha concluso il presidente facente funzione della Regione Calabria Sperlì. Proteggere piccoli ed anziani, che sono più deboli, ed aprire le attività degli adulti, che possono agire rispettando ogni indicazione anticontagio. Molti di questi contagi ce li stiamo proprio andando a cercare, perché c'è gente che continua a fare la festa per l'uccisione del maiale, gente che continua a fare le feste per i 18 anni dei figli, che continua a fare la tavolata di pizza per i compagni di scuola dei figli, perché si sono annoiati di stare da soli, quindi pensano che i ragazzi sono sani, e poi invece di quella tavolata su 10 partecipanti 8 sono contagiati. I confini dentro i quali ci possiamo muovere per quanto riguarda la didattica sono quelli dettati, dal Consiglio di Stato. Questo significa che non c'è possibilità di andare oltre la decisione del Consiglio di Stato, che impone il ritorno alla didattica in presenza, a meno che non succedano dei fatti così rilevanti e così gravi da imporre chiaramente una decisione diversa. Non pensate che io non stia monitorando giorno dopo giorno la situazione delle scuole. Gli adulti lavorano da casa. Io onestamente non ce la farei a stare a casa mia chiuso, se avessi un figlio, sapendo che mio figlio e che i figli di tutti quelli che conosco sono fuori dalla porta di casa e magari esposti ad un contagio. Però c'è chi lo fa. Io non so che cosa dirvi, cioè, io leggo poi tanti commenti e leggo commenti che alcuni mi dicono apra e alcuni mi dicono chiuda. Quindi vuol dire che, seppur in misura molto ma molto minore, ci sono dei genitori che purtroppo che la pensano comunque in maniera differente, che sono convinti che si possa fare. Non so quale sia il motivo, insomma, però voglio rispettare chiunque. Io tutto quello che arriva da persone educate e cortesi e garbate, anche se il contrario di quello che penso io, lo prendo assolutamente come buono. Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato l'ingente patrimonio di 4 imprenditori appartenenti al medesimo contesto familiare, indiziati di contiguità all'Andrangheta. Il valore complessivo dei beni supera i 124 milioni di euro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Capo, Dottor Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione alla confisca di un ingente patrimonio costituito da 4 società di capitali e relativo patrimonio aziendale, un'impresa individuale col relativo patrimonio, quote societarie relative a 6 società di capitali, 60
67 fabbricati, 91 terreni, 7 autoveicoli, 20 rapporti bancari assicurativi, 4 orologi di pregio e denaro contante per un valore complessivo di oltre 124 milioni di euro. Il sequestro riguarda i seguenti soggetti: Luigi Bagalà, Francesco Bagalà, Giuseppe Bagalà, Francesco Bagalà classe 90, indiziati di intraneta alla cosca piromali di Gioia Tauro. Il provvedimento conferma quanto già disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Regino su richiesta del procuratore capo dottor Bombardieri, del procuratore aggiunto dottor Calogero Gaetano Pace e del sostituto procuratore Gianluca Gelso, con cui si era applicata la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro dei beni intestati e riconducibili agli stessi soggetti. Il provvedimento di confisca emerge dalle indagini svolte nell'ambito dell'operazione Ceralacca, Cumbertazione, Mantrigala e Waterfront, condotte tutte dal gruppo di investigazione criminalità organizzata di Reggio Calabria e dallo SCICO, sotto la direzione e il coordinamento della DIA di Reggio Calabria, che hanno portato ad una serie di provvedimenti restrittivi di natura personale per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, riciclaggio, autoriciclaggio, associazione a delinquere finalizzata all'emissione di false fatturazioni, associazione per delinquere finalizzata alla turbativa libertà degli incanti, alla frode delle pubbliche forniture. A seguito di detti provvedimenti, la DDA Regina delegava il GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Reggio Calabria e lo SCICO per effettuare indagini di natura economico-patrimoniale, volte poi all'individuazione dell'intero patrimonio dei proposti e del loro nucleo familiare. Lo scopo era quello di avanzare proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale. Dalle investigazioni veniva accertata la sussistenza di una significativa sproporzione tra il profilo reddituale e quello patrimoniale del nucleo familiare dei proposti. Ciò portò all'emissione nel 2018 dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro, giunti oggi, dopo 3 anni, alla confisca dell'ingente patrimonio precedentemente cautelato. A Gioia Tauro i carabinieri, insieme alle unità specializzate, allo squadrone liportato dei cacciatori di Calabria di Vibo Valentia, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in vero e proprio arsenale. Nello specifico, nel corso di una perquisizione presso un appartamento disabitato sulla SS18, all'interno di una stanza, i militari hanno trovato dentro un secchio di plastica, ben occultati da diversi strati di celofan, una mitraglietta modello Uzi, perfettamente oleata, in ottimo stato di utilizzo, senza matricola e con 2 caricatori, una scatola contenente 50 proiettili calibro 9 e un involucro con ulteriori 20 cartucce calibro 7,65. Nelle immediate vicinanze gli operanti hanno inoltre scoperto un ordigno artigianale improvvisato perfettamente funzionante, del peso lordo di 850 grammi, collegato ad una miccia a rapida combustione, nonché 2 sacchetti di plastica contenenti più di 4 kg di polvere pirica, verosimilmente idonea al confezionamento di altri ordigni artigianali. Andiamo adesso a Riace. Dalla Cassazione il primo verdetto definitivo sull'omicidio Ienco del 25 ottobre 2015. Condanna definitiva, lui e la Marziano erano amanti, parliamo di Agostino Michelot. La Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Agostino Michelot, accusato di concorso nell'omicidio di Ernesto Cosimo Ienco, assassinato la notte del 25 ottobre 2015 a Riace. I giudici della prima sezione penale hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa del 27enne Michelot ed hanno riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato nell'omicidio, come già stabilito dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, presidente Bruno Muscolo, che aveva confermato la condanna disposta in primo grado dal GUP di Locri il 13 dicembre 2016 al termine del processo, che si svolse con le forme del rito abbreviato. In Cassazione hanno discusso l'avvocato Giuseppe Gervasi per Agostino Michelot, mentre per le parti civili ha concluso l'avvocato Alfredo Arcorace. Nella sentenza d'appello i magistrati regini avevano ritenuto che le risultanze processuali hanno provato lo svolgersi della vicenda nei termini correttamente ricostruiti dal primo giudice. Michelot e Sabrina Marziano intrattenevano una relazione extraconiugale e programmavano di vivere insieme. Altro punto fermo del processo è stata la ritenuta attendibilità dei messaggi intercorsi tra il Michelot e la Marziano, moglie della vittima e condannata in appello a 23 anni di reclusione. Sul punto i giudici scrivono
È immediatamente importante chiarire che la perizia disposta dalla Corte ha fugato ogni possibile dubbio di autenticità delle comunicazioni in questione ed ha consentito altresì di estrapolare anche i messaggi relativi alla giornata del 24 ottobre 2015, ossia al giorno precedente il delitto. Altro punto fermo, evidenziato nel processo contro Agostino Michelotta, sono state le indagini dei carabinieri che hanno sostenuto che l'omicidio si è verificato all'interno dell'abitazione dello Ienco e non all'esterno di essa, come sostiene la difesa dell'appellante. L'assassino si trovava all'interno, si legge, e non era un fantomatico soggetto estraneo che attendeva la vittima fuori casa. Nella sentenza si richiama l'esistenza di una relazione extraconiugale che la Sabrina Marzano intratteneva con Agostino Michelotta, nonché dall'esistenza all'interno della coppia Ienco-Marziano di aspri conflitti e altresì dal programma di una vita futura insieme che due amanti avevano predisposto per come è desumibile agevolmente dai numerosi espliciti messaggi inviati su WhatsApp. Sarebbe questo il movente che ha portato all'omicidio di Ernesto Cosimo Ienco, anche per l'altra corte di assise di appello di Reggio Calabria, che ha guidato l'imputata Sabrina Marziano, laddove si legge nelle motivazioni, in sintesi, che il contenuto dei messaggi WhatsApp intercorsi tra Sabrina Marziano e Agostino Michelotta dà conto in modo ampio e completo non soltanto della fortissima avversione che la donna e l'amante nutrivano nei confronti della vittima, ma anche dell'aspirazione di costruirsi una vita insieme. Il processo a carico di Sabrina Marziano deve ancora passare il vaglio della Cassazione. L'indagine sull'omicidio di Cosimo Ienco è stata condotta dai carabinieri, in particolare di quelli della compagnia di Roccella Ionica e della stazione di Riace, coadiuvati dagli agenti del reparto scientifico dei carabinieri di Reggio Calabria con il coordinamento della Procura di Locri. Dopo il voto di domenica abbiamo la proclamazione degli eletti alla Metrocity, alla città metropolitana, ma c'è già qualche mal di pancia. Vediamo che succede. Nonostante la soddisfazione nelle dichiarazioni del sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, la maggioranza che viene fuori dall'esito delle operazioni di voto del rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria è piuttosto risicata. La nuova assemblea, formata da 14 componenti, vede 8 consiglieri a sostegno del sindaco Falcomatà, 5 provenienti dalla lista del PD e degli altri partiti, 3 da Sintesi. Lista del primo cittadino, a fronte di 5 ottenuti dal listone del centrodestra e del seggio conquistato dalla lista dei sindaci della Piana, che ha eletto il sindaco di Cinque Frondi Michele Conia, referente di DEMA e vicinissimo alle posizioni di Luigi De Magistris. Il centrosinistra si aspettava di più dalle consultazioni e anche per avere una maggioranza più larga aveva presentato 2 liste. I noti errori sulle quote rosa della composizione della lista Sintesi hanno fatto saltare 2 candidature e molti voti si sono dispersi sia a Reggio che in provincia. Il sindaco nella sua lista elegge i fedelissimi Armando Neri e Carmelo Versace, ma non Domenico Mallamaci e Giuseppe Giordano, che masticano amaro. In particolare il fedelissimo Armando Neri, con ottime probabilità, andrà a fare il vice sindaco, ma non senza polemiche. Infatti i numeri di Neri rispetto ai voti di Mantegna e di Fuda non sono stati tali da mettere in cassaforte la casella che potrebbe essere richiesta proprio da uno dei 2 sindaci della Locride, proprio per ridare un equilibrio al territorio e ridimensionare il reggiocentrismo di questi anni. La carica di vice sindaco poi potrebbe anche essere rivendicata da Nicola Irto per il sindaco Panuccio, al fine di sancire le nuove alleanze in vista delle prossime regionali. Provincia batte città. Potremmo riassumere così il voto elettorale, dato che non è un buon segnale, considerando che con il voto ponderato i consiglieri comunali e regini avrebbero dovuto avere un peso maggiore. Il risultato elettorale poi lascia una serie di amari in bocca. Il primo, quello di Gianni Latella, il capogruppo comunale regino di Italia Viva, uno dei cosiddetti trombati eccellenti alle metro elezioni, secondo i rumors, infatti, delle ultime ore, sarebbe su tutte le furie e con un gesto di stizza è uscito dalla chat di maggioranza attorno alla quale si svolgono le attività degli amministratori vicino al sindaco.
Si parla poi di una prossima uscita anche di Giuseppe Sera per la mancata elezione. Ad annunciarla sembrerebbe proprio lo stesso consigliere sul suo profilo Facebook. Grazie ai miei amici per la loro preferenza, scrive Sera sul suo profilo. Una buona esperienza che segna un nuovo cammino politico-amministrativo. Pur non essendo riuscito ad essere eletto alla città metropolitana, purtroppo è mancato un solo voto degli amministratori della mia maggioranza. L'occasione mi ha fatto riflettere e mi consentirà di rivedere una posizione che da tempo mi stava scomoda. Andando poi alla piana di Gioia Tauro, parliamo di Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi. Entusiasmo per la sua elezione, frutto dell'alleanza con il consigliere Saverio Pazzano. In una nota, infatti, il movimento politico reggino La Strada accoglie con entusiasmo l'elezione al Consiglio metropolitano del sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, sostenuto dal consigliere comunale Saverio Pazzano e dal movimento La Strada. Un passo in avanti, dicono, verso una Calabria bella e sana, che vede le energie migliori della nostra terra. E a proposito di città metropolitana, oggi si parlerà ampiamente nel corso del nostro approfondimento classico del mercoledì sera Calabria Sud, con gli eletti e con prospettive anche elencate, le priorità dettate dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che sarà presente in trasmissione. Andiamo adesso a Cosenza, 21enne picchia la compagna per gelosia e aggredisce carabiniere arrestato. I militari del nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza hanno tratto in arresto un 21enne del luogo per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza e resistenza a un pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti a seguito di richiesta di aiuto pervenuta al numero di emergenza 112 dopo che un 47enne e l'ex moglie di 43 avevano avuto poco prima una accesa discussione. Dopo l'intervento dei carabinieri, gli animi si erano placati e la donna aveva lasciato l'abitazione dell'ex marito in compagnia del nuovo compagno 21enne. Poco dopo però la 43enne ha fatto ritorno da sola e con il viso sanguinante, chiedendo aiuto poiché il ragazzo l'aveva violentemente percossa, verosimilmente in preda ad una crisi di gelosia. Di lì a poco, in stato di evidente agitazione, tornava anche il 21enne tentando di aggredire anche l'ex marito della donna che si richiudeva dentro casa per sottrarsi all'aggressione. I militari hanno tentato di riportarlo alla calma, ma il giovane si è scagliato anche contro di loro, aggredendoli con calci e pugni fino a quando non è stato immobilizzato. Nella colluttazione uno dei carabinieri è stato ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso, dove si è recato assieme alla donna vittima dell'aggressione. L'arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la procura di Cosenza, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Torniamo a parlare di sanità. Saremo a Palmi, parleremo di dialisi e protesta di servizi. Stamattina siamo qua a non fare dialisi perché siamo arrabbiati, perché è da più di un anno che nessuno ci ascolti. Il rimborso spese e viaggi. Da più di un anno che nessuno paga, nessuno ci vuole ascoltare, né i dirigenti né i commissari, cambiano ogni giorno, ma noi siamo sempre qua. Oggi abbiamo rifiutato di fare dialisi, che la dialisi per noi è un trattamento salvavita, rischiamo di morire affinché qualcuno ascolti la nostra protesta. È da più di 13 mesi che qui ci sono persone che vivono con 280 euro al mese e non possono più e non ce la fanno più ad anticipare i soldi per il trasporto. È inutile che ci prendono in giro questi signori, colpa di uno, colpa di un altro. No, non interessa di chi è la colpa, a noi interessa soltanto che questi soldi vengano al più presto accreditati, perché le persone sono stanche, oltre la malattia dobbiamo combattere con la burocrazia, basta, non ce la facciamo più. Qui abbiamo un milione di problemi, come in tutta la Calabria la sanità è a rotoli, lo sappiamo bene. Percorsi Covid che non esistono, rischiamo di prendere il Covid, chi ci salvaguardia? Nessuno. Abbiamo ospedali qui obsolete, strutture di dialisi fatiscenti, non abbiamo l'ABC. Pensate che i trasporti sono nei LEA, dovrebbe essere l'azienda sanitaria ad occuparsi di venirci a casa a prenderci e riportarci. Questo non c'è in tutte le regioni d'Italia, tranne che la Calabria. Addirittura anticipiamo noi i soldi per venire a fare la dialisi. Si devono vergognare. Aspettiamo risposte. Ed ora la pubblicità.
Bentornati in seconda parte del TG, ripartiamo dall'ospedale di Siderno, dove è stata celebrata anche una messa proprio per sostenere la causa del comitato che vuol vedersi riaprire. È pienamente efficiente l'ospedale di Siderno. A celebrarla Sua Eccellenza Monsignor Oliva. A margine della Santa Messa andiamo a raccontare questa giornata e soprattutto le vicissitudini di questa, dell'ospedale di Siderno, che è ormai cioè dovrebbe diventare casa della salute. Mi rivolgo a un comitato che arriva, un'associazione credo dalla Piana di Gioia Tauro, sbaglio? Oggi siamo qua per esprimere la nostra solidarietà alla comunità sidernese, agli abitanti dell'intera Locride, al suo promotore Salvatore Sasà Albanese, e ringraziamo anche il Vescovo che ha dato lustro a questa manifestazione. Siamo qua per esprimere, dicevo, la nostra solidarietà per una battaglia che stiamo conducendo da alcuni mesi anche nella città della Piana per ottenere il sacrosanto diritto alla salute, un diritto inalienabile fra l'altro garantito dall'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce appunto che c'è bisogno di ottenere, di garantire questi diritti. La battaglia che noi stiamo facendo è soprattutto per lottare contro le ingiustizie che vedono una disuguaglianza territoriale rispetto alle aree del nord che sono purtroppo più garantite della nostra. Noi vogliamo ristabilire questa uguaglianza, questa parità fra cittadini del sud e cittadini del nord, perché da almeno 30 anni il neoliberismo purtroppo non ha consentito che si garantisse alla sanità pubblica le stesse opportunità che invece vengono garantite inspiegabilmente alla sanità privata. Ma le vicissitudini di questo ospedale ormai sono note pure alle pietre, forse quelli che non sentono, che sono sordi, sono i responsabili dell'ASP. La soddisfazione di oggi è aver visto il Vescovo scendere in piazza con noi e con la consapevolezza che forse ha più di altri sui problemi e le necessità sanitarie di questo territorio. Per noi questa è una soddisfazione, perché significa che qua c'è una comunità, ed è la comunità della Locride, no? Che oggi ha preso atto di avere una situazione non più accettabile. Non è possibile che la gente non abbia dove rivolgersi per curarsi, per essere diagnosticata. E questa presenza è importante perché, diciamo, siete partiti pochi, è nata in maniera spontanea sta cosa. Io il primo giorno sono arrivato da solo davanti a questo piazzale e chi passava mi guardava come fossi un pazzo, no? Io sono stato animato dall'indignazione del sentire parlare di ospedali da campo. Quando si è parlato di ospedali da campo uno dice, io passo di qua, voglio dire, abbiamo delle strutture già pronte, che sono pronte per l'uso, basta poco attivarle. E questo ha portato a una reazione spontanea che poi, grazie all'affiancamento di tanti amici, Franco Martino è quello che più di tutti si sta dando da fare materialmente, con presenza, sollecitando, e tutti gli altri. A nome del mio piccolo gruppo che in questo momento è qua, vi ringrazio per i vostri interventi domenicali che avete fatto. Come avete assistito, la cittadinanza di Siderno sta rispondendo a queste esigenze che purtroppo si sta manifestando non solamente nella nostra Locride ma anche in tutta la Calabria. Vi anticipo, se non lo sapete, che noi insieme agli altri, amici abbiamo avuto un colloquio con il presidente della regione Spirlì per quanto riguarda alcune tematiche che affliggono il territorio di Siderno, in modo particolare la casa della salute e l'impianto TMB. Io ho relazionato con il presidente Spirlì sulla casa della salute, dicendo tutte le problematiche che ci sono. Lui era a conoscenza naturalmente di queste problematiche, ci ha ringraziati e ci ha promesso che al più presto verrà di persona, quindi il presidente Spirlì verrà di persona a constatare la situazione di questo ospedale. Siamo una domenica diversa, con una celebrazione questa volta all'aperto, dove il borgo si trasforma in piazza
e dove la piazza diventa il luogo di riflessione, di discussione dei problemi che interessano la gente. È un segnale ed anche un invito alla cittadinanza a non avere gli occhi chiusi di fronte ai problemi, ma reagire di fronte ai problemi, perché bisogna reagire anche in tempo, perché molte volte perdiamo del tempo e poi i problemi si ingrandiscono e diventa più difficile risolvere. Ecco, noi abbiamo fatto questa manifestazione di fronte a questa struttura sanitaria che crediamo che ancora possa dare molto al nostro territorio. È una struttura del genere che rimane chiusa e che non viene utilizzata per la cura degli ammalati, è una struttura inutile, persa, e quindi risorse del cittadino che non vengono utilizzate. Parliamo di giornata della memoria, che ricorre proprio oggi, una ricorrenza internazionale celebrata in questo 27 di gennaio ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 di novembre 2005. Per questa giornata della memoria, l'Associazione Amici del Libro in Calabria ha tante manifestazioni, focalizziamo le nostre attenzioni ad alcune di queste, ovviamente in maniera del tutto particolare per via del virus. Dicevo, l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno ha organizzato 4 incontri dibattito dal titolo Il dovere della memoria ed il valore della storia, cosa e come ricordare il 27 di gennaio. L'incontro potrà essere seguito connettendosi all'indirizzo www.facebook.com/albsiderno con inizio alle ore 18. Il professor Luciano Figliomeno oggi per il primo incontro avrà come ospite Carlos Spartaco Capogreco, professore di storia contemporanea dell'Università della Calabria, consigliere scientifico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano e presidente della Fondazione Ferramonti. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Pasquale Muià. Per non dimenticare, storia, memoria e filosofia è il titolo scelto dall'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno per ricordare il Giorno della Memoria. Con il patrocinio dell'Università della Calabria, alle ore 18 di oggi, in collegamento Facebook, Luciano Figliomeno avrà il ospite il professore di Storia Contemporanea dell'Università della Calabria, Carlo Spartaco Capogreco, uno degli studiosi più accreditati e specializzato sulla storia dell'internamento nazista e fascista. Il professore Capogreco parlerà del dovere della memoria ed il valore della storia e parlerà su cosa e come ricordare il 27 gennaio. Il 27 gennaio del 1945 finì ufficialmente il più grande omicidio di massa della storia avvenuto in un unico posto. Morirono 960.000 ebrei, 74.000 polacchi, 21.000 rom, 15.000 sovietici e 10.000 esseri umani di altre nazionalità. Un argomento che mai avremmo voluto dibattere, dicono ad Alb. Perché mai avremmo voluto ricordare una guerra e i suoi morti. Il giorno della memoria oggi si celebra in Italia, come nel resto del mondo, da quando, per non dimenticare, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 1 novembre 2005 ha riconosciuto ufficialmente la giornata della memoria. Lo scrittore Primo Levi scriveva che quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. E la senatrice a vita Liliana Segre ha sempre sostenuto che la memoria è un bene prezioso e doveroso da coltivare. Sta a noi farlo. Per sapere di più sulla giornata della memoria, l'appuntamento è su www.facebook.com/albsiderno alle ore 18, quando inizierà uno dei primi 4 incontri per celebrare il ricordo del giorno della memoria. Giornata della memoria anche a Roccella, qui comunità di parrocchie, Roccella Ionica, parrocchia San Nicola ex Alef, 1-2 giorni ieri, ma anche oggi con celebrazione eucaristica in suffragio di tutte le vittime della Shoah. Ascoltiamo. È stata celebrata a Roccella Ionica
la giornata della memoria. Il parroco della chiesa di San Nicolae Xalef di Roccella Ionica, padre Giovanni Giomanana, ha invitato tutta la cittadinanza, la sera prima, il 26 gennaio, ad accendere un lume sui propri balconi o sulle proprie finestre, dalle ore 18:30 alle ore 21. Tutto questo è stato fatto proprio dopo il tramonto, per sottolineare il buio che avvolse tragicamente il mondo in quel periodo. In molti hanno accolto l'invito del parroco, tra questi anche alcuni ragazzi del catechismo del quinto itinerario, dimostrando che la memoria di questi nostri fratelli rimarrà per sempre indelebile. Al mattino, la Santa Messa delle 7:30 si è celebrata in suffragio di tutte le vittime dell'Olocausto. Al termine della funzione religiosa, i ragazzi della parrocchia hanno voluto liberare in cielo dei palloncini a forma di cuore, in onore di chi ha perso la vita nei campi di concentramento. Un'iniziativa fortemente voluta da padre Giovanni e dai suoi giovanissimi collaboratori, che hanno dimostrato ancora una volta di sapersi contraddistinguere per la loro voglia di fare ed il loro impegno nella loro comunità. Anche durante l'adorazione eucaristica mattutina si è continuato a pregare per la pace e per l'uguaglianza, affinché non si ripeta mai più tutto ciò che è accaduto ai migliaia di innocenti a cui è stata tolta crudelmente la vita. Cambiamo argomento, andiamo a Bagnara, dove si scommette sull'agricoltura, la sfida della cooperativa agricola Terre della Costa Viola. Cooperativa agricola Terre della Costa Viola, stamattina qui in Contrada Lena, in uno dei terreni che ha in cura la cooperativa. Stamattina comincia una nuova vita per questo terreno, per questo territorio da molti anni abbandonato. Qui i soci della cooperativa hanno iniziato a coltivare quello che ormai viene definito l'oro della Costa Viola, che è lo zibibbo. Luigi Barilà, che è uno dei componenti della cooperativa, ci spiega un po' che tipo di lavoro si sta facendo. Prima è venuta la pulizia generale, poi abbiamo fatto lo scasso del terreno, poi il sesto, ora il trapianto. Prossimamente ci saranno gli altri eventi che dovranno accedere per la cultura. Ecco, l'importanza di tornare all'agricoltura, che è difficile, è impegnativo, è faticoso, però... Ancora non possiamo parlare di questo, perché ancora siamo all'inizio. Noi, di quelle delle nostre prospettive, che si dice che si dovrà tornare di nuovo nella terra. Però ancora non possiamo dire, non possiamo cantare vittoria. Vabbè, tu da sempre hai fatto questo lavoro. Io da sempre ho fatto questo lavoro, grazie a Dio mi trovo bene, sono stato sempre bene. Perciò penso, mi auguro che gli altri prendano questo esempio. Ecco, grazie ad alcuni amici che hanno creduto alla cooperativa, che hanno dato tra l'altro questo terreno incomodato d'uso proprio perché fosse ripreso e coltivato. Diciamo che ne abbiamo messe anche delle nostre proprietà e ce ne abbiamo abbastanza. Però grazie ai proprietari che ci hanno donato, che hanno un po' capito che è meglio coltivarli piuttosto che lasciarli abbandonati. Ecco, anche Enzo Tripodi, che è un giovane che ormai anche lui da qualche tempo si è dedicato all'agricoltura, è tra virgolette una scelta eroica, perché oggi i giovani pensano piuttosto a fare altro. Eh sì, è vero, iniziamo questa nuova avventura e sperando di dare l'esempio anche a tutti gli altri giovani di potersi avvicinare qui ai terreni, che non è che è faticoso, sì è faticoso, però con le nuove tecnologie di oggi, magari le nuove attrezzature di oggi, semplifica molto il lavoro, che a differenza dei nostri padri hanno fatto magari tutto manualmente. Quindi è una buona idea, diciamo, per portare avanti questo progetto, anziché magari pensare sempre di abbandonare la propria terra e andarsene altrove. Tra l'altro, voglio dire, anche tuo papà ha sempre fatto questo lavoro, quindi tu sei a conoscenza degli enormi sacrifici che sono stati fatti. Però oggi possiamo dire ai giovani, a chi vuole avvicinarsi, che in qualche modo l'agricoltura è cambiata. Già si può lavorare con mezzi meccanici che magari qualche tempo fa non c'erano. È giusto, hai detto giusto, magari i nostri padri facevano tutto manualmente e magari c'erano magari altri tempi, non c'erano magari le attrezzature che c'erano oggi, non è che lo facevano perché lo volevano fare. Oggi con la tecnologia si va avanti ed è giusto andare avanti anche con l'agricoltura, con nuove attrezzature e via. Qui si coltiva zibibbo? Zibibbo, la prima esperienza è qua. Facciamo lo zibibbo, questa è la pianta dello zibibbo che viene
piantata qui nel terreno e poi a mano curata, e sperando di ottenere i risultati che la cooperativa. Ecco, salutiamo anche Caterina. Non è presente, è la nostra componente della cooperativa, e... con tanti saluti e tanti abbracci. E lei ha iniziato qualche anno fa a fare vino? Ha iniziato qualche anno fa a fare vino. E adesso ha sposato questo progetto che è Cooperativa Agricola Terra della Costa Viola. Non sarà facile? È difficile, però io ancora mando un appello ai nostri amministratori di incentivare l'agricoltura, perché è l'agricoltura che va avanti oggi. A dare lavoro e tranquillità. Buon lavoro. Grazie. Altre emergenze ambientali a Reggio Calabria, altre segnalazioni che arrivano dal capoluogo. Siamo su Viale Marconi, cumuli di rifiuti che infastidiscono la popolazione residente. Viale Marconi in fase di spazzatura, non si può neanche più uscire dall'abitazione. Dunque, qua siamo a Rione Marconi, numero 7, corpo 4, scala B, come risulta vecchio dato del comune, però è da mese che non viene ritirata la spazzatura, con tante reclame che abbiamo fatto, però nessuno viene, a volte passano la mia, la lasciano e non viene nessuno a controllare, anche perché ho avvisato tante volte a Piazza Duomo, la Piazza Italia, sono andata per vedere come è la cosa e nessuno interviene. Noi non possiamo più vivere, abbiamo pagato le tasse, abbiamo pagato la spazzatura, ancora sto aspettando la spazzatura, il saldo pagato due volte per la fretta, come dice il sindaco, di pagare la spazzatura perché devo pagare gli operai, e ancora dal 2019 non ho avuto il rimborso, e noi siamo qua ancora ammucchiati con tanta di spazzatura, e questa è la città metropolitana. Dobbiamo pulire solo il corso Garibaldi, pulizziamo, andiamo a fare la pulizia a mare in pieno inverno e non possiamo scaricare la nostra nella discarica, visto che c'è un tot quintalaggio che devono scaricare al giorno. Questo è il rispetto verso i cittadini. Tutta la politica ci sta prendendo in giro. È inutile che facciamo chiacchiere al vento quando nessuno interviene. Qua chi è responsabile si dia una mossa. Non è che fanno la spola i camion sul corso Garibaldi e sul lungomare, e qua la spazzatura ci viene ammucchiata tutti i giorni. Questa, diciamo che è una zona un po' lasciata. Siamo in abbandono totale, non ci sono controlli da parte del comune, non dalle autorità militari, non possiamo stare nemmeno dentro più. Cioè, in queste condizioni è invivibile la situazione, perché vorremmo una volta, visto che il sindaco dice che con i cittadini, che viene una volta per tutte qua e si renda conto della situazione, come ci ha abbandonati. È inutile che si nascondono, devono uscire fuori e venire qua. Tante volte l'ho invitato a venire qua, c'è dall'altro lato, c'è la spazzatura dal 2019 ammucchiata là, dall'altro lato. Spazzatura che non viene raccolta, hanno preso una parte e là. E noi siamo combinati in questo modo. Persone nella civiltà, ora 2021, siamo costretti a vivere così, con le persone oneste che pagano le tasse. Vogliamo delle risposte subito e urgenti. Invito la magistratura a intervenire, perché qua c'è qualcosa che non funziona. Chi è responsabile deve saltare la testa fuori, perché non è possibile che andare avanti così. Spero che venga qualcuno e ci metta un po' a vivere nelle condizioni più civili possibili. Oggi a Gioiosa Ionica ricorre il 168esimo anniversario del miracolo di San Rocco. In tempo di emergenza Covid-19 l'evento è ricordato solo con cerimonie religiose. Per l'occasione abbiamo scelto di riproporre un'intervista del 2014 di Don Cornelio Femia, all'epoca reggente della diocesi, ed un passaggio dell'omelia del 2016 di Monsignor Francesco Liva, vescovo della diocesi di Gerace Locri. Però sapevamo anche che la descrizione, la configurazione con cui l'artista autore della statua ce l'ha rappresentato portava una piaga, e questo già dice il senso dell'abbandono, dell'affidamento a San Rocco, che coinvolge non solo i gioiosani ma tutti, quello di chiedere protezione davanti ai mali, davanti ai bisogni, le malattie, San Rocco, la peste, San Rocco, il terremoto, che mi pare faccia proprio riferimento a questo terremoto, anche l'evento tradizionalmente raccontato
riguardo a San Rocco che avrebbe sudato, questo sudore perché non farlo assomigliare a uno che ama un popolo, che lo vede nel pericolo, e per questa voglia di proteggere esprime come Gesù nell'orto degli olivi che suda sangue, così perché non vederlo come questa passione di San Rocco che protegge ed è consapevole del pericolo che corrono i suoi devoti e che quindi abbia manifestato, sia pure nel segno della statua, questa sua intercessione presso il Signore in quel momento difficile e triste che i Gioiosani hanno vissuto, e non solo i Gioiosani, in quel terremoto. Quindi essere qui quest'oggi, in una giornata così bella, così radiosa, non è meno significativo di come lo siamo il 16 di agosto, piena estate, quando la festa di San Rocco viene vissuta in una maniera molto più clamorosa rispetto ad oggi. Qualcuno diceva: questa è la vera festa di San Rocco, vissuta quindi nell'intimità, nel silenzio, nel raccoglimento, nella preghiera, senza troppi rumori esterni. Ecco perché la festa deve riconciliarci con noi stessi, anzitutto, e deve riconciliarci anche col mondo nel quale noi viviamo. Evviva San Rocco! L'individualismo è un virus oggi, è un virus che non ci aiuta ad apprezzare il valore del bene comune, delle cose che la comunità mette anche a nostra disposizione per perseguire i nostri anche interessi, per vivere anche una vita più bella di relazioni umane e di relazioni sociali. Noi spesso ci lasciamo prendere troppo dalla ricerca del profitto personale, e al profitto personale siamo capaci di sacrificare gli affetti. Non c'è profitto personale che possa realizzarci prescindendo dal bene comune. Ave, ave, ave San Rocco. Se non c'è misericordia, le nostre famiglie si sfasciano. Quando una famiglia si sfascia, è segno che è mancata in quella casa la misericordia, è mancata la comprensione, è mancata l'accoglienza dell'altro nella sua diversità, è mancato il perdono. E se manca il perdono, non c'è comunità che regga. Noi siamo devoti di San Rocco perché crediamo che il suo messaggio di misericordia, di carità e di solidarietà vale anche per noi e vale anche per la nostra società oggi. Che bello santo Rocco, volo bacola ma, della piaga all'udino, ciò che bello santo Rocco. Per mare e per terra si nominato tu, San Rocco di la Francia, prega Gesù per noi. E viva San Rocco! Una associazione calabrese che ha fatto tanto nel corso di questa sua vita, fatta di 15 anni, infatti c'è il compimento di questo importante anniversario con celebrazioni, ne parliamo con il presidente di Incontriamoci Sempre. 15 anni di storia di questa associazione, ecco come nasce 15 anni fa questa associazione. L'idea nasce da un gruppo di ferrovieri. E dopodiché inizia questa avventura, questa attività culturale che, guardando a ritroso anche le iniziative fatte nel corso di questi 15 anni, quasi 1500 iniziative, se andiamo a ritroso, è davvero una storia importante, molto significativa. E con questa associazione, tocca il sociale, oltre il sociale,
quali sono state le iniziative importanti per questi 15 anni? E oltre alle iniziative con la rassegna Calabria d'autore, i corsi Tarantelle del Sud, i corsi degli strumenti musicali, tante iniziative a favore del volontariato e dopo abbiamo molte iniziative legate a dei premi nazionali, il premio Simpatia della Calabria in cui queste 14 edizioni abbiamo premiato tantissime personalità calabrese in Italia e nel mondo, 14 edizioni della Tombolata Benefica in cui abbiamo fatto tantissimo, 11 edizioni del premio nazionale di poesia Francesco Chirico in cui hanno partecipato tantissimi poeti in tutto il mondo, 6 edizioni della Treno della Befana, e 6 anni che svolgiamo l'iniziativa della Magica Notte di Chianalea, in cui c'è la premiazione del premio Pesce Spada d'Oro, diciamo che è un curriculum molto importante di questa associazione. Siamo quasi alla conclusione, abbiamo la nostra rassegna dei titoli. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, è il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Conte, ora un governo di salvezza nazionale, sono queste le parole del Premier che si è dimesso, spera in 3 giorni di reclutare un numero sufficiente di responsabili, ma potrebbe rimanere fuori dai giochi. Consultazione Lampo di Mattarella, Lega e Fratelli d'Italia alle urne, Forza Italia aperta a più soluzioni. Vedete intanto qui il tempo della tattica e dei giochi è finito, Conte che va da Mattarella per le dimissioni. L'autority traghetti fuori dal porto, Caronte Tourist insiste su Pentimele. Siamo alle notizie di Spalla di Gazzetta. A Reggio un anno giudiziario da seguire sui social per l'emergenza Covid. Invece a Gioia Tauro, Getaway, l'agenzia di coesione territoriale, certifichi il lavoro fatto. Riace, amanti diabolici, condanna definitiva del giovane Michelotta. E poi l'Inter che vince e va in semifinale. Scintille Ibrahimovic, Lukaku, Coppa Italia, Eriksen piega il Milan 2-1 nel bel derby che si è giocato ieri sera a Milano. Reggio Calabria, per quanto riguarda la città metropolitana, proclamati gli eletti, ma c'è già un ricorso, il dopo voto. Vedete la notizia qui, Palazzo Alvaro. Verso lo regionale invece, strada in salita per l'accordo dei magistris Tanzi. A Reggio, Lendrine al cimitero di Modena, la DDA ha chiesto il processo per le cosche Rosmini e Zindato. Lasciamo Gazzetta del Sud e ci occupiamo del quotidiano edizione di Reggio Calabria. Appello di Conte, un governo di salvezza nazionale, dice, al Senato nasce il gruppo degli europeisti responsabili. La crisi oggi da Mattarella, i presidenti di Camera e Senato. E poi l'emergenza coronavirus nella regione, Spirlì annuncia scuole aperte il 1 febbraio, ancora casi tra docenti e studenti. Ieri 232 nuovi contagi e 5 morti, 5 fronti positivo l'autista dello scuolabus e tutti in quarantena. Tamponi di terza generazione, il professor Minchella spiega perché la Calabria è in ritardo. Verso la regionale, Aiello, c'è un'intervista all'interno del quotidiano oggi, il centro-sinistra dice all'Unità e i 5 Stelle pronti a proporre Misiti al PD. Gioia Tauro, il nucleo di verifica dà l'ok al nuovo terminal intermodale. Maltempo, frana in pieno centro, la rotta greca, evacuate 40 persone in queste ultime ore. L'ultima notizia riguarda il taglio basso, Reggio l'anno giudiziario ai tempi del Covid, alla cerimonia di apertura. Quest'anno si svolgerà in streaming e sarà sobria, il presidente della Corte d'Appello Gerardis. Non rinunciamo alla preinaugurazione, poi l'operazione Eleo, incendio alla seggiovia in Sila, comando solo io, le intercettazioni che inchiodano l'autore del rogo. E poi Vibo, rinascita Scott, il processo entra nel vivo. San Calogero invece disarcionato dal cavallo, ragazzo in gravi condizioni. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava le prime pagine dei quotidiani calabresi. La linea la restituiamo alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Vediamo che tempo farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti.
Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. E così finisce il nostro giornale, rileggiamo i titoli che abbiamo usato per questa edizione. 'Ndrangheta confiscati beni per 124 milioni alla cosca Piromalli. Giornata della memoria, celebrazioni in tutta la regione, la Calabria non dimentica la Shoah. Coronavirus in Calabria, altri 232 casi e 5 decessi. Amanti diabolici, condanna definitiva del giovane Micelotta. A Bagnara si scommette sull'agricoltura. La sfida della cooperativa agricola Terre della Costa Viola.